a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 130 di Dragon Ball Super. Ragazzi, in sottofondo potreste sentire dei cori della partita che si sta svolgendo vicino a casa mia, in un campetto dove la gente è molto euforica e quindi fa tanto baccano, ma non si dovrebbe sentire più di tanto. Secondo punto di questo episodio è il fatto che non è una vera e propria recensione, ma sarà più che altro un susseguirsi di mie opinioni sull'episodio. Quindi ragazzi, prima di vedere questo video, vi consiglio vivamente di andare a vedere l'episodio perché diciamo non ve lo spiegherò, ma ne parlerò. Quindi dovete prima averlo visto. Vi consiglio di passare dal canale Telegram Dragon Ball Super, dove ogni domenica verso le 8-9 di mattina caricano l'episodio, ovviamente con i sottotitoli in italiano. Ragazzi, questo episodio sarà breve e sarà strutturato soprattutto sulle schede che trovate qui o qui, adesso non ricordo, dove potrete decidere in base a dei sondaggi che metterò io. In questo caso, secondo me, è una cosa molto divertente perché siamo tutti insieme che decidiamo e vediamo la maggioranza delle persone che guarderanno questo video. Cosa pensano? Così diciamo che è molto più intuitivo. Ovviamente, ragazzi, vi elogio sempre perché certe volte scrivete dei commenti veramente fantastici in generale sul nostro canale. A tutti vorrei citare un commento che è arrivato veramente poco tempo fa di un certo Goku84 che sul nostro video 5 errori che fanno gli youtuber che elencano gli errori di Dragon Ball, quindi un Inception, ha scritto un commento veramente lunghissimo e quindi ha utilizzato tempo della sua giornata sul nostro canale. Quindi lo ringraziamo a nome mio e di Francesco veramente tanto. Quindi se volete, ovviamente scriverete dei commenti con le vostre opinioni, se siete d'accordo o meno con me. O in generale, qua c'è il sondaggio, quindi è molto più intuitivo, molto più semplice, cliccate una cosina e poi magari in un altro video verrò ad elencarvi quello che è stato maggiormente scelto da voi, oppure ovviamente mentre metterete il vostro voto vedrete la percentuale delle persone che hanno già votato. Già ci siamo prolungati troppo e andiamo all'episodio. Ve lo traduco veramente molto brevemente perché già l'avete visto, mi raccomando. Goku è forte. L'ultra istinto di Goku è veramente, veramente forte. Tanto da sconfiggere Jiren, perché in verità lo riesce a sconfiggere, anche dopo che Jiren, primo sondaggio, ha raggiunto l'ultra istinto di attacco. Secondo me, quello che spunta in Jiren non è ovviamente l'ultra istinto totale, ma secondo me è l'ultra istinto d'attacco. Quell'ultra istinto, diciamo, non completo perché, ragazzi, confrontando i colori che hanno Goku e Jiren, sono nettamente diversi. Goku ha un'aura molto più bianca e molto più pura e in generale più neutra, quindi possiamo dire che è il vero ultra istinto. Mentre vedendo l'aura di Jiren ha questo colore un po' più rossiccio, che secondo me è proprio l'ultra istinto di attacco. E quindi non credo che Jiren voglia raggiungere l'ultra istinto completo proprio perché ne sapeva le conseguenze, o almeno, come vediamo alla fine dell'episodio, l'ultra istinto ti porta veramente allo sfinimento e alla totale perdita dei sensi, perché più usi l'ultra istinto e quindi più cerchi di essere un dio, e se non lo sei, vieni punito per questo. Quindi secondo me Jiren non usa l'ultra istinto totale sia perché o lo sapeva oppure Belmod lo aveva messo in guardia, gli aveva detto tu che non sei discendente dei signori della distruzione, che non sei voluto diventare signore della distruzione, è meglio che non usi l'ultra istinto totale, perché potresti rimetterci le penne. Mentre Toppo, che è il vero erede del Signore della Distruzione, credo che lo possa avere. O in generale, non parlando dell'ultra istinto, ma parlando del potere che possono avere gli dèi. Quindi già avrete visto due sondaggi. Il terzo è inerente a quello che succede alla fine dell'episodio. Ragazzi, io confrontandomi con dei miei amici, nessuno è d'accordo su quello che è successo. Perché
che spunta C17 dopo che credevamo che fosse morto, che le pagine di Dragon Ball si erano riempite di RIP, riposa in pace, e all'anima tua e a tutti i tuoi familiari, sei stato un grandissimo guerriero. E dopodiché spunta. Bello, però il senso manca. Quindi questo terzo sondaggio si basa proprio su: è giusto che C17 sia ancora in vita? Secondo me, nì. Perché non viene totalmente detto che era morto, tutti lo ipotizzano perché ha usato l'autodistruzione. E in generale anche il Deshinkan, ricordandocelo, dice che l'universo 11 non viene squalificato, o per lo specifico Jiren non viene squalificato, perché l'essere dell'universo 7 si è autodistrutto. Quindi anche il Deshinkan usa queste parole, quindi dovrebbe essere morto, ma non l'abbiamo mai visto cliccare sull'immaginetta di C17. Quindi, tra il sì e il no, secondo voi cosa è giusto? Non parliamo di Freezer perché comunque si sapeva che era ancora vivo. E parlando anche di un'altra cosa, secondo voi è giusto che l'ultra istinto ti sfianchi così tanto? Cioè, secondo voi è giusto che Goku sia diventato praticamente un cadavere dopo aver usato l'ultra istinto? Secondo me sì, perché come ho detto prima, gli dei devono conservare il loro stato di dei. Quindi se un mortale qualunque, come possiamo intendere Goku, usa il potere degli dei, deve essere punito in qualche modo, perché lui non è un dio e quindi quel potere non è destinato certamente a lui. Però sentendo i pareri di alcuni miei amici, loro sono veramente contro questo. E comunque li capisco, perché è una cosa che a livello logico ci può stare come non ci può stare. Ragazzi, tra i due, tra Goku Ultra Istinto completo e Jiren Ultra Istinto d'attacco, come lo chiamerei io, con la maglietta strappata e tutto così, Jiren lo preferisco come design. Ragazzi, è un qualcosa di fantastico. Goku alla fine è Goku Ultra Istinto, con i capelli bianchi o argenti, dirsi voglia. Però Jiren è veramente fantastico. È fantastico secondo me come personaggio. Secondo a Caulifla, perché quel personaggio ormai lo adoro. E forse al terzo posto metterei Zamasu, ma Jiren veramente si prende questo secondo posto, che è difficile da staccargli perché è veramente fantastico secondo me. Voi che ne pensate di questo Jiren? Parlando delle anticipazioni, troviamo probabilmente nel prossimo episodio una sconfitta dell'universo 11, almeno come si è stato detto dall'inizio dei tempi, che doveva comunque vincere l'universo 7. Però veramente, io sono contro se vincono Freezer e C17 contro Jiren. Ok che Jiren è praticamente quasi morto, ma non può veramente competere con due esseri morti anche loro, che sono molto più deboli di lui. E soprattutto, se alla fine vediamo Goku che si rialza e gli dà il colpo di grazia, Goku dovrebbe essere morto. Quindi lo dobbiamo veramente tenere da parte. A questo punto l'unica ipotesi che l'universo 7 vinca è che finisce il tempo e quindi, dato che ha tre combattenti, vince l'universo 7. In generale l'episodio mi è piaciuto, non tanto come quello della scorsa volta, perché quello l'ho trovato veramente emozionante, ma qui abbiamo la parte cruciale, cioè il combattimento, che è veramente fatto bene, non benissimo, perché in alcune scene vengono ripetute delle animazioni che non sono veramente per filo e per segno perfette, che invece era quello che mi aspettavo dall'episodio cruciale di tutto Dragon Ball Super. Però in generale mi è piaciuto, gli darei un 8,5 a questo episodio. Voi scrivetemi nei commenti cosa vi è piaciuto e quanto gli dareste a questo episodio. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!